Allora, alcuni esempi di problemi sui rettangoli e sui triangoli. Allora, vediamo un po'. Questo è il primo, esercizio 73, pagina 39. Noi abbiamo delle coordinate di quattro punti sul piano cartesiano. A, 5, 4, B, meno 2, 4, C, meno 2, meno 3, D, 5, meno 3. Ok? Allora, vi chiede di disegnare la figura unendo i punti A con B con C con D, e trovare in questa figura perimetro e area. Quindi, che cosa faccio? Noi sappiamo giocare a battaglia navale, quindi il primo numero, vi ricordo sempre, è relativo all'asse delle X, le ascisse, e il secondo numero, tra parentesi, è quello relativo all'asse delle ordinate, le Y. Quindi, per esempio, punto C, meno 2, meno 3, cosa faccio? Qui c'è lo 0, vado meno 2 sulle asse delle ascisse, qua, e meno 3 sulle asse delle ordinate di qui, meno, quindi vado in giù e vado a sinistra, unisco dove si incontrano questi punti e questo è il punto C. Di 5 meno 3 vado avanti di 5, scendo di 3 perché è meno 3, vedete, e qui trovo il punto D e vedete che trovo un rettangolo. Naturalmente nel rettangolo io posso determinare quanto valgono questi segmenti perché ho le coordinate dei punti. Ad esempio, se io voglio la base CD, guardo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi CD, vedete, CD è uguale a 7. Se considero ogni quadratino un centimetro o un metro, nel vostro libro dice un metro, quindi sono 7 metri. E quanto vale invece AD? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi AD è uguale a pure lui 7 metri. In questo caso vedete cosa posso dire, che questo non è un rettangolo ma un quadrato. Il perimetro 7x4, 28. L'area 7x7, 49 metri quadrati. Poi quest'altro problema invece è il numero 78 a pagina 39. Io ho l'altezza di un rettangolo 34 cm. L'altezza è il doppio della base. Devo determinarne l'area. Prima di tutto devo fare la figura. Per fare la figura, ragazzi, io potrei fare, vedete, una cosa di questo genere e una cosa di questo genere. In realtà, se l'altezza è il doppio della base, la figura giusta è questa. E devo farla poi in scala. Cioè, se io faccio la base di 3 quadretti, l'altezza sarà di 6, perché l'altezza è il doppio della base, vedete? Attenzione, il problema mi dice proprio altezza uguale doppio della base, quindi questa è sbagliata. Qui vi vengono tolti dei punti se fate una figura di questo genere. No, l'altezza è il doppio della base, quindi se questi sono 4 quadretti questi saranno 8 e così via. In questo caso io ho usato 3, non avendo i quadretti, però 3 e 6. Chiaro? Se l'altezza è 34, quanto vale la base? Se l'altezza è il doppio della base, la base sarà la metà dell'altezza. 34 diviso 2, 17, l'area, 17 per 34, 578 cm quadrati. Un altro tipo di esercizio che vi suonerà familiare è questo, il numero 94 a pagina 40. Allora, questo esercizio, il numero 94 mi dice che in un rettangolo il lato AB è 3 ottavi di BC e il perimetro è pari a 198. Quanto vale l'area? Allora, prima di tutto devo fare una figura. AB 3 ottavi di BC. Quindi, cosa significa? Se io disegno BC, che è questo, e considero BC l'altezza, ho deciso io, perché non me lo dice il problema, ma ho deciso io che BC è l'altezza, questa qua. Se AB è 3 ottavi di BC, che cosa faccio? Prendo BC e lo faccio di 8 quadretti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. AB, che è 3 ottavi di BC, quanti quadretti sarà? Sarà BC diviso 8 parti e di queste 8 parti ne prenderò 3. Se qui ho fatto 8 quadretti, AB sarà 3 quadretti. Vedete? 3, 8. Proprio i numeri. Il numeratore è il denominatore della nostra frazione. Ora, AB, BC, disegnato in questa maniera. So che il perimetro è 198. Come faccio per trovare l'area? Io so che l'area, per farla, devo trovare la base e l'altezza AB e BC. Ora, prima di tutto trovo il semiperimetro. Il semiperimetro che cos'è?
sarebbe AB più BC, vedete? Questo è il segno, io ho tutto il perimetro, ma nel rettangolo per trovare il semiperimetro faccio 198 diviso 2, 99. Questo 99 è la somma di AB più BC e so che AB è 3 ottavi di BC, vedete? Ho la somma di due numeri e uno è la frazione dell'altro. Cosa devo fare per trovare i due numeri, cioè i due lati? Ebbene, 99, cioè il semiperimetro, diviso 3 più 8, che è numeratore più denominatore, sono solo lì a farvi i disegnini, vedete? Che fanno, vedete, 99 diviso 11, 9, poi moltiplico per 3 per 8, 27,72. L'area, 27 per 72, 194 metri quadri. Chiaro? Adesso ne vediamo altro.